Le forze speciali dell'Elite sono le unità militari più addestrate e formidabili che un paese possa vantare. Vanno dove altre truppe hanno paura e si fermano. Individuano potenziali minacce, eliminano obiettivi strategici e conducono audaci missioni di salvataggio. Questi sono i migliori dei migliori. Oggi parleremo delle forze speciali migliori al mondo. Ma prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi i nostri nuovissimi video. Con voi è Top Way. Cominciamo. Il gruppo di servizi speciali in Pakistan è meglio conosciuto nel paese come le cicogne nere, a causa del copricapo unico dei comando. Secondo quanto riferito, l'allenamento prevede una marcia di 58 km in 12 ore e una corsa di 8 km in 50 minuti completamente corazzati. Nell'ottobre 2009 i comando SSG hanno preso d'assalto un edificio per uffici e salvato circa 40 persone prese in ostaggio da sospetti militari talebani dopo un attacco al quartier generale nell'esercito. Unidad de Operaciones Especiales Spagnola, o la Forza di Guerra Speciale Navale, come noto dal 2009, è stata a lungo una delle forze speciali più rispettate d'Europa. Istituita come unità volontaria di Amphibious Climbing Company nel 1952, da allora è diventata una forza di combattimento d'élite. Guadagnare il berretto verde UOE, tuttavia, è una vera sfida. Il tasso di fallimento dei candidati è compreso tra il 70 e l'80%. Non è nemmeno raro che il 100% delle potenziali nuove reclute venga respinto. Il gruppo Alfa Russo è una delle unità di forze speciali più conosciute al mondo. Questa unità antiterrorismo d'élite è stata creata dal KGB nel 1974 e rimane in servizio sotto la sua controparte moderna, l'FSB. Le forze speciali russe, il gruppo Alfa in particolare, sono state criticate durante la crisi degli ostaggi di Mosca del 2002, in cui almeno 120 ostaggi persero la vita per gli effetti di un gas usato per eliminare i militari che avevano sequestrato un teatro. Poche forze antiterrorismo del mondo possono competere con il gruppo nazionale di intervento della Gendarmeria francese o GGN. Il gruppo è formato da 200 persone e addestrato specificamente per rispondere a situazioni di ostaggio. Sostiene di aver liberato più di 600 persone da quando è stata fondata nel 1973. Pubblicare immagini dei volti dei suoi membri è contro la legge francese. Uno degli episodi più straordinari della storia del GGN fu il sequestro della grande moschea alla Mecca nel 1979. A causa del divieto dei non musulmani di entrare nella città santa, una squadra di 3 comando GGN si convertì brevemente all'Islam prima di aiutare le forze armate saudite nella riconquista della moschea. Il Seirat Matkal di Israele è un'altra delle unità più elite del mondo. Il suo scopo principale è la raccolta di informazioni e spesso opera in profondità dietro le linee nemiche. Durante il campo di selezione, chiamato Jibush, le potenziali reclute subiscono esercitazioni di allenamento hardcore mentre vengono costantemente monitorate da medici e psicologi. Solo i più forti entrano. Nel 2003 un tassista israeliano, Eliyahu Gurel, è stato rapito dopo aver trasportato 4 palestinesi a Gerusalemme nel suo taxi. Ma l'unità Seirat Matkal lo localizzò e lo salvò da una fossa di 10 metri in una fabbrica abbandonata in un sobborgo di Ramallah. Il British Special Air Service, noto come SAS, è la controparte di fanteria dello Special Boat Service. Le loro insegne recano la frase "chi osa vince". Alla domanda sull'importanza del ruolo del SAS nei combattimenti seguiti alla guerra in Iraq, il generale americano Stanley McChrystal ha dichiarato: essenziale, non avremmo potuto farlo senza di loro. L'equivalente nel Regno Unito dei Navy Seals è lo Special Boat Service. Il processo di selezione prevede un estenuante test di resistenza, l'addestramento nella giungla nelle foreste pluviali del Belize e l'addestramento alla sopravvivenza, che prevede un intenso interrogatorio di candidati, e ottieni solamente 2 tentativi per passare. La US Navy Seals è probabilmente la principale forza operativa speciale. Creati nel 1962, gli operatori Sierra Land subiscono anni di addestramento e soprattutto dopo l'11 settembre subiscono un incredibile ritmo operativo. Molti militari stranieri basano le loro operazioni speciali sui SEAL. Scrivi nei commenti se vorresti vedere altre forze speciali ancora più forti di queste. Metti un like se ti è piaciuto il video e iscriviti al nostro canale per non perderti i nostri nuovissimi video. Ti consiglio tra l'altro di dare un'occhiata al video consigliato che vedi. Ti piacerà senza dubbio, te lo assicuro.